Ciao ragazzi, sono Roberta di Medis Lezioni. Oggi facciamo uno schema sui valori di Hund. Facile, facile. Per prima cosa dobbiamo distinguere tra ut più il modo indicativo e ut più il modo congiuntivo. Ut più indicativo ha sostanzialmente due valori. Si può tradurre come oppure non appena. Un esempio può essere questa frase che ho messo idealmente tra due virgole: ut Cicero dicit, come dice Cicerone. Si trova molto spesso con questo valore. Quando ha il significato temporale di non appena, può anche essere accompagnato dall'avverbio primum. Ut primum, come anche ubi primum, si traduce non appena. Ut più congiuntivo invece ha moltissimi valori. Partiamo dal primo, il valore finale. Ut per la finale positiva, lo traduciamo affinché. Né per la finale negativa, affinché non. Dopo ci sarà il modo congiuntivo ai tempi presente o imperfetto. Ad esempio, ti scrivo affinché tu mi venga a prendere, ti scrivo affinché tu non mi venga a prendere. La finale si può anche tradurre in italiano con perché più congiuntivo oppure per o a più infinito. Per o a più infinito si può usare soltanto se il soggetto della principale è uguale al soggetto della finale. Ad esempio, io studio per migliorare, è come dire io studio affinché io migliori, ma sta molto meglio metterla implicita, io studio per migliorare. Il secondo valore di ut più congiuntivo è l'ut completivo, che come dice la parola completa il senso della frase, quindi ci sarà un verbo nella frase principale che deve necessariamente essere completato appunto da una subordinata che chiamiamo completiva. Ad esempio, voglio che tu faccia. Ti esorto a fare qualcosa. Ad esempio, il verbo oro, che significa pregare, ti prego di fare questo. Oppure ortor, che vuol dire esortare, ti esorto a fare questa cosa. La completiva in latino si divide in completiva di fatto o dichiarativa o circostanziale, chiamatela come volete, e completiva volitiva. La completiva di fatto si riconosce perché ha la negazione ut non. Che non, di non nella traduzione italiana, ed è introdotta da verbi o espressioni impersonali. Ad esempio, fit, accade, accidit, accade che, oppure justum est, è giusto che. Invece la volitiva è introdotta da verbi che implicano la volontà del soggetto, come ad esempio prego, esorto, voglio, anche se volo di solito si costruisce senza lut. Si riconosce rispetto alla completiva di fatto appunto da questi verbi che la introducono, ma anche per la negazione è ne. A questo punto fate attenzione a non confondere l'ut volitivo con l'ut finale, la negazione è identica, c'è sempre ne. Come fate a distinguerlo? Se nella reggente c'è un verbo che implica un accompletamento, appunto ti prego di, è un completivo, altrimenti è una finale. Attenzione però perché ci sono dei verbi che vi lasciano un po' il dubbio, cioè non siete proprio sicuri sia finale o completiva. Faccio l'esempio di ortor, ti esorto a fare, ma potrebbe star bene anche ti esorto affinché tu faccia. Questo è un trucchettino. Se avete un dubbio, provate a mettere tutti e due, sia il finale sia il completivo. Se avete un dubbio, cioè se stanno bene tutti e due, è sicuramente completivo. Quando l'ut ha valore finale, non avete dubbi, sta bene solo il finale. Un altro trucchetto, ma qui dipende se c'è scritto, spesso l'ut finale prima dell'ut ha una virgola, però questa non è una regola generale, può essere un'indicazione. Terzo valore, l'ut consecutivo. Come dice la parola, indica la conseguenza di un'azione che si sta svolgendo nella reggente. L'ut consecutivo, sempre negazione ut non, lo riconosciamo bene perché nella reggente ci sono molto spesso questi antecedenti, questi o simili. Sic tam, ita, adeo, significano così, tanto, a tal punto, così, tanto, tanto grande. Troviamo anche isse e ida a volte come antecedente, che solo quando è antecedente della consecutiva si traduce tale. A quel punto poi l'ut lo traduciamo che. O che non, se è negativo, oppure da più infinito. Ad esempio, quel ragazzo è tanto alto che fa sempre canestro a basket. Oppure, quel ragazzo è tanto alto da fare sempre canestro a basket. Attenzione perché gli antecedenti ci sono quasi sempre, ma non sempre. Esistono rare, però ci sono delle consecutive senza l'antecedente. Lì di solito però lo capite bene dal contesto. Quarto, un po' più raro, l'ut concessivo, che si traduce anche se. Il quinto valore è il più difficile e riguarda il congiuntivo indipendente, ottativo o desiderativo.
si trova introdotto da ut o utinam e in questo caso va tradotto con voglia il cielo che oppure o se, più i vari tempi del congiuntivo a seconda che indichi desiderio realizzabile o irrealizzabile nel presente o nel passato. Visto che i congiuntivi indipendenti sono molto complicati, farò poi un video dedicato proprio sui congiuntivi indipendenti. Se vi è piaciuto questo video e vi è stato utile, mettete like e iscrivetevi al canale. Se avete dubbi o curiosità potete scriverlo nei commenti. Vi ricordo che col nome Metis Lezioni mi trovate anche su Instagram, TikTok e Facebook. Ciao!